La voce che racconta la storia e la protagonista è una giovane etnomusicologa, una cittadina che giunge a Crottarda, questo villaggio di montagna quasi sempre all'ombra, per studiare i misteriosi canti dei pastori, di cui si ricorda da quando era bambina. Arriva a Crottarda animata da uno spirito di ricerca, cercando di osservare e studiare la realtà con il suo metodo scientifico, ma si troverà ben presto sprofondata in un mondo che le sfugge, e un mondo fatto di ombre, di strane presenze inquietanti, un mondo che un po' l'accoglie e un po' la respinge, e nel quale appunto lei finirà per non capirci più nulla. Gli oscillanti l'ho scritto seguendo non un progetto preciso, ma lavorandoci un po' alla volta, andando alla scoperta io stesso degli sviluppi della trama. In un certo senso io stesso ho provato da scrittore le stesse emozioni, la stessa sorpresa, le stesse inquietudini che in seguito avrebbero provato i lettori. E secondo me è il modo migliore per scrivere, perché lascia spazio alla sorpresa, agli imprevisti, alle deviazioni, agli effetti inaspettati. Per me è fondamentale mescolare l'umorismo, ma anche la farsa, anche la comicità più terra-terra, con gli aspetti più drammatici o più tragici. In fondo sono modi diversi di osservare la stessa cosa, cioè l'inadeguatezza di un personaggio, di un uomo, nei confronti di qualcosa di troppo grande o di qualcosa che si ribella. Le vecchie comiche mute sono piene di piccoli uomini che combattono contro oggetti che si ribellano al loro controllo, e questo fa ridere. Allo stesso tempo può inquietare, può suscitare quei brividi salutari di cui parlavamo prima. Di sicuro un modello che ho sempre in mente è quello dei romanzi di Charles Ferdinand Ramu, che ha raccontato la montagna come nessun altro, e che aveva un senso molto profondo, molto spiccato dell'inquietudine e dell'angoscia. E di sicuro c'è questo. Certo, Ramu non aveva un gran senso dell'umorismo, bisogna riconoscerlo, però c'è quello. Allo stesso tempo i miei libri prendono un po' le distanze da quelli che sono i cliché della letteratura di montagna. Mi piace giocare con i cliché, buttarli all'aria e vedere che cosa succede.